14 aprile 2024 inizia così. Partita tra Inemano Hit e Porta Pest. Inizia alle 5 e un quarto, un po' di ritardo. Il secondo appuntamento su questo campo. Quindi i Porta Pest in classifica ne hanno 9, il Barrio prima ha vinto, quindi devono per forza portare un risultato positivo per reggere la scia del Barrio e dei Yoga Mates, che questa settimana non hanno giocato, mentre invece in Evano Hit di punti ne hanno 1, settimana scorsa non hanno giocato. L'ultima gara che hai fatto? Ok, grazie. Intanto Asco in mezzo, c'è il gol del Porta Pest. Quindi detto questo, D'Agostino e Caleò, tanto di là Crispino per il pareggio dei Nevano, subito con Crispino, palla in mezzo, Strino in testa, Patricel, siciliano, ancora siciliano, c'è Asco, viene servito ora centralmente da leva che va in porta, c'è il gol di Strino, 2-1, va Crispino, intanto palla a Crispino, va ancora da Crispino che mette giù bene. Ancora Crispino col sinistro, palla che rimane là in porta, ci ha provato, va in porta Strino, palla che Strino vince, ripallo ancora Strino, Otranto in anticipo, Crispino recupera, poi la punta in porta, Esposito, la parata di Esposito sbaglia, però tenta in porta Crispino, confusione, Patricelli può andare, ancora Patricelli, sfida 1, vai in porta Crispino, può inventare, lo deve fare, arriva a scarico al tiro, finisce qua il primo tempo 2-1 per i Porta Pest, inizia così il secondo tempo che si batte basso, Rocco punta, calcia, la parata di Esposito in due tempi, sbaglia Strino, tenta in porta, va Caleopala, Ascolesi, ancora Dago, Rossino può anche puntare, la parata di Capasso, ancora Caleo che punta, c'è il gol di Caleo, e che gol, 3-1, leva, punta in porta Rocco, Strino allarga a Pecorella, siciliano, ancora siciliano in buca a Caleo, da passo due volte, Strino ancora in mezzo, che parata, non lo trova Rocco, ancora Rocco va in porta, chiacchio se lo divora Agostino, attenzione Simeoni, ancora Rocco se ne va, va da Patricelli che calcia, ma dritto per dritto non trova la porta, guarda che va da Simeoni, porta vuota, Simeoni, la leva, calcia, finisce qua, i Porta Pest anche loro salgono a 12 punti. Allora, finita qua la partita tra Porta Pest e Nevano. Allora ragazzi, siamo rimandati Rocco, due partite diciamo più bene rispetto alle altre volte, poi però c'è sempre qualcosa che vi fa tornare sui vecchi passi.
sulle, diciamo, disattenzioni delle volte scorse, magari un atteggiamento poco incisivo sulla partita. Che hai da dire? Dobbiamo migliorare molto in fase di non possesso e fase di possesso. Sembra che abbiamo paura di giocare il pallone. Loro comunque giocano bene, erano brevi, palla a terra. Speriamo che riusciamo a fare più avanti meglio. Certo, ci spero. Grazie, Rocco. Allora, Asco, salita a 12 punti insieme a Barrio e Yoga Mates, che ancora devono giocare, cioè con questa settimana non giocheranno. Quindi per adesso tre di voi a 12 punti. Che ha da dire? Siamo soddisfatti del nostro percorso fino ad ora, anche se io sono molto perseverante, quindi credo che ci sia ancora da migliorare finché non raggiungiamo un livello ancora più alto, perché vogliamo giocarci sia il girone che un eventuale Champions. La prova di oggi buona, nonostante tre assenze molto pesanti, e il caldo incessante, però come sempre chi segna vince, quello è il motto, l'importante è vincere per adesso, il gioco migliorerà. Ok, grazie. Ciao, grazie. Grazie ad Asco. Ciao ragazzi.